Giorgione siamo già in una dimensione sonora della pittura, cioè la tempesta io la sento, lo scroscio dell'acqua io lo sento, il fulmine con tutta la sua forza e la sua drammaticità io lo sento, e non posso che accostarlo alla drammaticità, alle incognite del parto. Ma questo ci catapulta direttamente dal 500 al nostro millennio, al nostro secolo, anzi al 2000, diciamo, al 900, che è il secolo in cui la dimensione del suono rumore ha un nuovo impulso, vive una nuova vita, grazie a, diciamo, al movimento dei futuristi in particolare, e all'attenzione che la dimensione proprio sonora ha nella nostra capacità percettiva. Tutto questo per dire cosa? Per introdurre il primo dei nostri ospiti di oggi, che è un artista diciamo cresciuto alla scuola eventualista, quindi dove l'evento è il corpus centrale, diciamo, della poetica, e che ha colto proprio l'occasione fondamentale di lavorare sulla poetica del suono rumore, una dimensione importantissima, è una dimensione sperimentale che noi oggi cominceremo ad attuare qui e che vedrà un suo completamento nella prossima settimana. Quindi io adesso invito Piero Mottola. Semplicemente introdurre questo lavoro sperimentale soltanto, diciamo, spiegando le sue norme fondamentali, in modo che noi possiamo fare l'esperimento e poi rivederci la prossima settimana e capire cosa è successo. Quindi oggi non capiremo, faremo e poi capiremo. Sì, ecco. Allora intanto insomma, buonasera e ringrazio la professoressa Miriam Mirolla, nonché amica e anche collezionista e medico Martino, per avermi invitato a questa bellissima, come dire, questo bellissimo convegno. Io manderei a questo punto la prima immagine, infatti già c'è, quindi anche per capire ancora forse ancora meno, perché uno mette l'immagine per capire di più. E in realtà questa immagine serve, non la comprendo nemmeno io, perché ha 3 milioni di incastri possibili, e con cui cerco di produrre e spiegare un po' la complessità del mondo sonoro, del suono rumore, ma anche, come dire, a un certo punto, di come questo suono rumore interagisce con noi, con lo spettatore, perché nella musica contemporanea, ma nell'arte contemporanea, si parte sempre da cosa? Da qualcosa che avviene lì sul quadro, o nella partitura, o nello spartito, e non si pensa mai che in fondo uno spartito può nascere anche dalla collaborazione, dall'esperienza, no? Dal pubblico, perché il pubblico non si lascia solo lì ad osservare, oppure fintamente a fare un'azione, a partecipare, come tanta avanguardia, in fondo, diciamo, non quella più profonda, no? C'è un po' insegnato, e mi riferisco al Fluxus degli anni 60. Io allora, prima di parlare però di questo esperimento, un qualche cenno, un'introduzione, forse 5 minuti, magari forse la farei, diciamo, su motivo per cui, perché poi ci ho riflettuto, ovviamente l'affetto che ho per Miriam e anche per l'eventualismo e anche per l'evento mi ha portato però a fare, come dire, a aprire il dizionario Garzanti e vabbè, mi leggo di nuovo questo, l'avevo già letto tempo fa, però. E si parla di ciò che è accaduto o potrà accadere, avvenimento fatto di una certa importanza, la nascita di un bambino. È divertente perché, dico, però, insomma, in fondo c'eravamo già noi in quell'argomento, no? E non ci eravamo mai accorti, come eventualisti, come artisti anche, perché poi uno dice, beh, io sono artista, sono generoso, produco, mi esprimo e quindi costruisco, e c'è il mio parto, diciamo, no? E questo è un problema bello, perché io l'ho visto in un altro modo, perché ho avuto non l'esperienza del parto d'artista, che, diciamo la verità, è poca cosa rispetto invece alla nascita di un figlio, di bambini, e quindi ho avuto, come dire, il piacere, l'emozione forte di assistere forse per primo alla visione di questo bambino che nasce, no? Perché poi siamo noi un po' fortunati, no? Gli uomini, diciamo, come dire, che assistono, e uno si immagina e pensa come sarà, cioè come verrà, come, ma poi come sarà dopo. Allora poi ne parli con gli amici, dici no, ma assomiglia a te, ma no, ma poi
ma poi c'è la mamma. E allora uno, tutta questa dinamica è così bella e affascinante, alla fine, diciamo così, succede qualche cosa che va al di là di te, che sarà sicuramente diverso da te, è un'altra persona, no? E allora questa, come dire, questo atto così bello e affascinante, me lo sono rivisto un po' in tutta quella che è la ricerca dell'arte, ma soprattutto nel mio specifico della musica, no? E allora, come dire, la musica, il suono, il rumore, io mi ricordo che tanti anni fa, un po' di anni fa, a un convegno proprio nella facoltà di psicologia, fui invitato da Marta Olivetti Bellardinelli, lei è nota per non essere una importante cognitivista, ed era amica di tutta la scuola francese, che ovviamente con francese, Imbertì, autore di un bel libro, Suoni, emozioni e significati, diciamo, in quegli anni, scrive molto prima, tanti anni fa, scrive un bel libro, proprio Suoni, emozioni e significati. E mi ricordo in questo bel libro c'era una serie di frammenti, cioè piccoli frammenti di Bach, di Mozart, di Beethoven, che venivano fatti ascoltare alle persone e poi queste persone chiedevano, rispondevano con determinate emozioni, determinate associazioni. E a quel punto io ero un po', allora, un po' più ingenuo, diciamo, no? E ovviamente eravamo nello stesso convegno, lui era un grande autore, io l'avevo studiato, e io feci questa domanda, dico, professore, perché lei ha scelto questi suoni, perché ha deciso di prendere un aspetto di Bach, un frammento, no? Che poi è tutto il problema anche di tanta musicoterapia, no? Decidono a priori che certi stimoli sono piacevoli, no? Poi li fanno ascoltare anche altre persone, e quindi stabiliscono a priori, diciamo, che certa musica va bene, ma quello c'era, voglio, come dire, il musicista però non l'ha pensate, come dire, in un certo modo, l'ha pensate per altre cose. Allora, come si può fare, partendo non dalla musica ma dal rumore, cioè da tutti quei suoni che in realtà, come dire, ci condizionano, ci portano anche a un piacere della vita, senza che noi ce ne accorgiamo, probabilmente, come dire, nei miei studi, insomma, come dire, che è un po' banale dirlo, non è un caso che Bill Fontana ci fa cadere al maxi tutta l'acqua dall'alto e che ci piace pure, diciamo, noi bambini, in fondo, forse il primo approccio col rumore è proprio quello probabilmente dell'acqua, infatti il rumore dell'acqua, del tuffo, che è un po' più impulsivo, è quello che viene ricordato da tante persone, anche stranieri, non solo italiani, come quello più potente emotivamente, ma non è solo l'acqua quanto l'impulso, deve essere veramente un suono molto forte e impulsivo. E allora poi ti viene in mente anche una certa musica antica, cioè il rumore allora si può vedere anche come qualcosa non solo più di negativo, ma anche come arte, no? Allora ecco i futuristi, appunto, come diceva la professoressa Mirolla, che per la prima volta dicono che non solo il rumore è arte, ma dà pure un'emozione più forte dell'orchestra che sta sul palco, e quindi addirittura sfidano, come dire, tutta la musica bellissima, straordinaria, come dire, dell'Ottocento, anche quella loro attuale, per dire che il rumore che, come dire, facciamo anche noi, perché poi, come dire, tutta la musica concreta per Schaffer dice il corpo umano non è stato ancora suonato a sufficienza, ma non quello del soprano o del cantante, quello del pubblico proprio, cioè i rumori che fa il pubblico, che non compaiono mai nella produzione di un'opera d'arte. Questo sistema, come dire, che se, adesso vedendolo, mi rimanda un po' al grande Cartesio, il quale sulla musica ci ha avuto a che fare un pochino, quando dice che l'oggetto della musica non è la composizione o un atto ispirato da parte del musicista, ma è il suono. Quindi l'oggetto della musica è il suono, e lo scopo della musica è stimolare differenti sensazioni. E questo mi aveva un po' incuriosito, perché esiste non solo il musicista ispirato che, come dire, porta al pubblico i suoi sogni, i suoi amori, no? E se n'era accorto già Stravinsky, il quale dice che la musica non è composizione, non è espressione, non è commuovere il pubblico, ma è un montaggio di mattoni, Stravinsky, e non bisogna esprimere nella composizione le proprie interiori, primi del Novecento, diciamo, no? L'avevo detto dei musicisti, proprio quelli, e si erano un po' arrabbiati, perché dice, nel contemporaneo no, negli anni 60 Stockhausen, Karlheinz Stockhausen, un grosso autore che è venuto in Italia, che si considerava artista, dice la questione dell'esprimersi non mi interessa affatto, proprio in musica, ma è paragona, come dice il musicista, all'uomo che va sulla luna, che scopre un nuovo mondo, e questo record che lui raggiunge nella musica contribuisce a dare un amore, un'emozione a tutti.
Io ritorno a questo oggetto, diciamo, questo sistema, questa mappa, che ora, come dire, la prossima volta la facciamo anche suonare, la scopriamo con, ovviamente, con un sistema informatico che è legato a quella mappa, che è, è il cuore di questo programma in realtà, no? Questa mappa è un modello di relazioni che permette di camminare e di muoversi con tutte le, come dire, le possibilità di vicinanza e di lontananza emozionale. Uno è banale, è l'emozione più simile, e 9 è quella più contrastante, con tutte le sfumature intermedie. Quindi, cadendo a caso su ognuna di queste emozioni, possiamo iniziare una passeggiata e relazionarci con tutto questo spettro emotivo. Ovviamente dice, beh, ma come dire, tu sei un po' come Kandinsky, allora, che dice che il suono dell'organo produce un colore blu, o il suono della tromba produce il colore giallo. Qualcuno che me lo dice, beh, ma quello lo diceva lui. Questo l'hanno detto oltre 300 persone, c'è un calcolo statistico, come dire, che non si vede, che, considerando tanti rumori della nostra vita e tante esperienze a quei rumori da parte di tante persone, non solo artisti, ma, come dire, persone comuni, ma non mi era mai capitato, perché, come dire, così come questo sistema compone, al di là delle mie previsioni, me lo perdo, come dire, per me è un oggetto che ho creato, ma poi fa delle cose e mi affascina, perché questo programma che vedremo la prossima volta può comporre, costruire, aggregare delle passeggiate emozionali dove io lancio, come dire, una freccetta, ma non so poi se faccio centro, potrei anche andare fuori bersaglio, diciamo. Ma adesso cosa ce lo dai questo? Allora, adesso, in questo caso, per, come dire, contribuire a rafforzare, a creare una sorta di musica aiutata, chiamiamola musica, ma potrebbe essere anche un suono rumore, io vi ho preparato un piccolo test, per essere così e non perdere molto tempo in chiacchiere, anche perché poi nella fase sperimentale, essendo giustamente Miriam, io volevo suonare, perché poi gli artisti sperimentatori sono anche un po' musicisti, quindi vogliono sempre esprimersi, per quanto io sia, come dire, anche la tentazione poi di esprimere è forte, quindi il problema è ricondurre tutto a un metodo. Allora, giustamente Miriam mi ha riportato sulla strada per cui io poi, come dire, con cui lavoro, giustamente, e quindi facciamo un esperimento la prossima settimana, un'automazione aiutata da voi, da questo test che vi fornisco, e si tratterà semplicemente di scegliere di associare a ognuno di questi parametri una serie di rumori che vi sono dietro nell'elenco. Ovviamente, per essere più veloci, ogni rumore ha un codice, sono ripartiti in 4 famiglie: rumori naturali, artificiali, umani e animali. Tutto questo è chiaro, frutto di una sperimentazione, non ho aperto l'elenco telefonico o un catalogo di un rumorista del cinema, ma sono rumori che provengono da varie ricerche, perché poi vi spiegherò il motivo per cui sono stati selezionati. Vi lascio benissimo, questo punto. Quindi noi adesso, quante mamme ci sono? Quante future mamme ci sono qui? Ci abbiamo abbastanza questionari, sì, fantastico. Quindi, diciamo, prima di tutto le future mamme, poi se ci avanzano dei questionari, se qualcun altro vuole farlo, senza differenza di genere, politica è corretta, ok? Tanto penso che si possano firmare col nome e iniziare del cognome. Ovviamente sì, sono anonimi, quindi al posto del nome e cognome mettete solo le iniziali, nome e cognome. Sì, o anche per capire se è femmina o maschio, magari non può servire. Questo lo devono fare adesso o lo possono portare a casa e farlo con calma? Se lo fanno adesso, io, lavorando giorno e notte, posso produrre qualcosa per la prossima. Detta così. Sì. Beh, noi ci mettiamo 9 mesi a fare le cose, tu ci metti una settimana, ci possiamo stare, va bene, dai. Sì, però le vostre cose sono più belle. Ovviamente, non c'è confronto. Va bene, allora.